Buongiorno, salve a tutti, bentornati al portale millenario. Aspettate un attimo. Ah, devo bere il caffè. Bla 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 bla. Ehi, sapete che so imitare la caffettiera? Aspettate, eh. Ditemi che non è uguale a una caffettiera. Impressionante, vero? Comunque, bentornati al portale millenario. Dimenticate l'inizio. Prima di andare avanti, prima di cercare il tubo che conduce a casa al crepuscolo, visto che ho ancora un centinaio di monete, pensavo di venire qua a dare un'occhiata. Ci sono alcune tessere che ovviamente si ottengono solo qui. Tipo, mi sembra il colpo gelo. Nah, forse non il colpo gelo, ma adrenalina sono abbastanza sicuro che si ottenga solo qui. Quindi prendiamo sia adrenalina che adrenalina C. Per andare. Non ne sono certo, ma vabbè. Prendiamole. E aggiungiamole alle tessere. E mi sembra che anche te la Rubo aveva una tessera che mi mancava, che costava poco poco. Sì, tartapasso. Mario non può correre e cammina lentamente. Fate una challenge interessante. Fate tutto il gioco così. Penso. Voglio attivarla for the lulz. Posso salire su Mini Yoshi? Ok, almeno su Mini Yoshi si può salire, ma. Vabbè, non ne vale la pena. Comunque, cosa volevo dire? Andiamo a cercare il tubo per casa al crepuscolo che ho skippato di proposito durante la parte extra perché non ha molto senso andarci prima. Quindi bisogna slippare qui sotto. Whee! E la porta che ho ignorato prima di qua dovrebbe portarci. C'è un coso qua? Qua sotto magari? No. Dovrebbe portarci a casa al crepuscolo. Qui niente, scheggia stella. Niente, niente. Ok, infatti, sì, per casa al crepuscolo. È casa al crepuscolo. O casal crepuscolo, non saprei. Let's go! Forse no! Il condotto ti ha respinto. Deve ancora nascere un condotto che respinge Mario. A quanto pare esiste! Professor Gumbestein! Ehi, ma brother, non ci crederei, ma c'era un tubo che mi ha respinto prima! Oh, fratello, sei sicuro che ti ha respinto? Perché con me lo fanno da anni. Ah, ok, Luigi, ma tu sei speciale. Ok, Gumbestein, devi spiegarmela sta storia. Professore, ho trovato il condotto che collega casa al crepuscolo. Ma ci ha respinti, non si riesce ad entrare. Cosa? Non si riesce ad entrare? Non ho la più pallida idea di come fare. Grazie. Ah, ho avuto l'illuminazione! Eureka! A Fanulopoli abita un tizio originario di Casa al Crepuscolo. Lui saprà certamente come usare il condotto. Il suo nome è... Ah sì, Morene, l'amante delle tenebre! L'ho vista cironzolare qua intorno, andate a cercarle! Ok, Moreno. Baila, Moreno! Sotto questo luno pieno. Under the moonlight, eccolo qua, Moreno. L'avevamo visto già quando ho scoperto il passaggio segreto. Moreno. Sì, io sono Moreno, l'amante delle tenebre. Perché mi cerchi? Cosa? Vuoi sapere come usare il condotto per casa al crepuscolo? Ma è una sciocchezza. Devi mostrare una cosa dove è scritto il tuo nome. Ce l'hai qualcosa su cui è scritto il tuo nome? Mio cappello più o meno. Allora aspetta, ti aiuto io. Qual è il tuo nome? Mario? Allora girati, scriverò Mario sui tuoi pantaloni. Oh God! No! Polizia! Perfetto, e già che ci sono, lo scrivo anche al tuo compagno d'avventure. Qual è il suo nome? Io sono The Boss! No! Pedofilia! Help! Ehi, mi fai il solletico? Oh?
Andiamo a fare una doccia, The Boss. Molte docce. Innumerevoli docce. È strano per Mario non avere almeno un passaporto o qualcosa. Beh, è vero, nel primo Mario Luigi deve tipo farseli i passaporti. Perché a quanto pare non li hanno. Perché vanno dove gli pare. Ok, ora che abbiamo la cosa con scritto il nostro nome, let's go! La scena in cui Moreno scrive le cose la trovo molto strana. Soprattutto se scrive a Mini Yoshi. Perché a Spirou, ok? A parte che è fatta d'aria, chi lo sa. Comunque, passando oltre, scena numero 4. Per chi suona la campana? Questo è uno dei miei atti preferiti, sinceramente. Eccoci qua, casa al crepuscolo. Crepuscolo eterno, erano fissati col crepuscolo ai tempi del GameCube. Sembra addirittura che in inglese si chiama Twilight Town, come una città in Kingdom Hearts. Che buio, ragazzi. Di sicuro sarà questo casa al crepuscolo. Ma... da quanto tempo non vedevo un forestiero? Vieni da lontano, vero? Hai una faccia da... ma certo, un avventuriero! Capiti in un brutto momento. Oppure per un avventuriero è proprio il momento giusto. Che intendi per un brutto momento? Una storia che fa venire i brividi a chi la racconta e a chi l'ascolta. Ecco. Ecco la campana. Oh no, ancora la campana. Ho paura. A chi toccherà stavolta? What the fuck? Ma che succede? Oh no, Paolino. Stavolta è toccato a lui. Trasformato in un maiale. Oh, salve. Lei chi è? Sono il sindaco del villaggio. Voi siete viandanti, immagino. Ma non stiamocene qui a parlare. Venite a casa mia. Ok. Gli uomini diventano porci. È la fattoria degli animali al contrario. Vorrei darvi il benvenuto a casa al crepuscolo, ma non è proprio il caso. Purtroppo non è un buon momento. Come avrete capito, l'intero villaggio è vittima di un sortilegio. Un sortilegio? Oltre il villaggio c'è una foresta, e in fondo alla foresta un antico edificio. Il Tempio dell'Orrore. Vi abitano dei fantasmi che hanno invocato un sortilegio inquietante. Al rintocco della campana del Tempio, uno di noi si trasforma in maiale. I miei cari diventano maiali, e la prossima vittima potrei essere io. La notte non dormo dalla paura. Beh, questo è poco grave, tanto qui è notte anche di giorno. Ma se va avanti così, diventerà un porcile. Statemi a sentire, figlioli. Prima che vi trasformino, lasciate il villaggio di corsa. Sindaco, non possiamo, stiamo cercando una cosa. Conosce una pietra a forma di stella chiamata Gemma Stella? Non so se si chiama come dite voi, ma nel Tempio dell'Orrore venerano, così si dice, una pietra a forma di stella che emana una luce rossa. Bingo, è sicuramente lei! Giovanotti, non ditemi che volete avventurarvi nel Tempio dell'Orrore! Che coraggio! Io rimarrò qui, a un paese che è diventato una stalla. E poi ci sono nato in questo borgo e non l'abbandonerei per nulla al mondo. Beh, abbiamo la nostra storia, abbiamo il nostro obiettivo, abbiamo la nostra situazione. E questo non so se è una parodia, una specie di parodia dei degli RPG classici, dove c'è un villaggio il cui anziano vi chiede di aiutarli perché sono maledetti. Purtroppo non mi viene in mente una situazione simile. Credo che ci sia una scheggia stella qui da qualche parte. Forse in quello più a sinistra. No? Non lo so bene a memoria questo posto. Comunque, boh, mi piace parecchio l'atmosfera. Ah, eccola qui. L'atmosfera di casa al crepuscolo. È singolare. Potrei andare a visitare qualche casa, tanto per non... wow. Lì c'era un bel glitch. Oink oink. Maiali tipo mannari quasi. Perché hanno gli occhi rossissimi. Chi ci abita qui? Ehi. L'oscurità del villaggio mi rapuia dentro. Mi rende pessimista.
Per cui cosa cambia se divento un maiale? Sempre depresso rimango. Ciao, Lethal. Oh, man. Città perfetta per gli emo. Potrei dormire qui per mostrarvi una cosa carina che succede. Perché magari chi non... Sì, farmi dormire. Perché magari chi non dorme spesso, perché tanto è così facile recuperare tutto con l'energia stella, e non sa come trovare uno specifico strumento. Eccolo lì. La pescotta si trova qui. Un PV... buttiamo il guscio scudo. Guscio duro, cioè. La pescotta si trova qui, se mai avete qualche dubbio su dove trovarla. Ok. No! Sapete chi sono questi maialini? Oink, 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 oink! Sono le tre scrofe, sempre allegre e che... Boh, non fanno, dicono le strofe, non lo so. Sono le tre maialine, sempre allegre e suine. Oh, yes! Yeah, perfetto, perfetto. Chiudo il video, no, basta. Qui c'è una famiglia. Mamma, ho fame, la pappa! Oh, man. naturalmente hanno le zucche. Oh, 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 è una scheggia stella. Boh, non vorrei dire che per forza ha un po' di Nightmare Before Christmas, però, boh, sono tutti cuciti i loro abiti. Un pochino sì, dai. Chi piange qui dentro? Oink, oink. Signori... Ah, signori clienti. Scusate, ma la bottega è chiusa. È il motivo. Mio marito è stato trasformato in maiale. In maiale. Ieri sera mio marito è andato nella foresta a cercare piante medicinali. Proprio mentre pensavo, perché non torna? È rientrato conciato così. Quando litigavamo gli dicevo, possa tu mutarti in maiale. Ma scherzavo, sì. Che sia diventato davvero un maiale è troppo. È un uomo così gentile, per il mio compleanno mi portava fuori, una volta buttato fuori dalla bottega, è forte e coraggioso, solo perché volevo vincere, volevo che smettesse, se non volevo mutande. No, adesso leggiamo tutto perché è troppo epico questo. È un uomo così gentile, per il compleanno mi portava a cena fuori. Una volta ha buttato fuori dalla bottega un villano che mi faceva delle avance. È forte e coraggioso, io sono innamorata di lui. Solo vorrei che perdesse il vizio di far sparire le monete dalla cassa del negozio, ecco. Poi vorrei che la smettesse di lasciare le sue mutande in giro. Sì, non sono le mutande, che i calzini, e poi non mi sta mai a sentire. Si cambia la biancheria raramente, puzza come un maiale. Non faceva che stare sempre lì a puntolare, poveraccio. A saperlo che finiva così avrei fatto meglio a non tormentarlo tanto. Eh sì, ora che... Se mi rendo conto di quanto lui sia importante per me. Amore, perché ti sei trasformato e mi hai lasciata sola, eh? Ehi, ma... Mi stai ascoltando? Non può far niente per farlo tornare normale. Se può fare qualcosa, io farò qualcosa per lei. Può anche prendersi tutto quello che c'è in magazzino. Ok. suonava molto agitato il loro matrimonio. Hey, man. Si racconta che nella foresta qui vicino abitano spaventosi fantasmi. Se proprio volete andarci, vi serve il permesso del sindaco. La stessa Manfrina dell'altra volta. Tu non eri ancora nato. E vabbè, torniamo dal sindaco, dai. Lui si riferisce a Borgofiore, ma come fa a saperlo? Parlando davvero troppo nelle mie tasche. Ok. Oh, un'altra scampanata. Ah, hai sentito la campana? Qualcuno sarà trasformato in maiale adesso. per stavolta non sono io, scherzavo. Fuck you! Io cavalcherei un maiale, però. Oh no, adesso farò riferimento a Minecraft! Non voglio, please, stop. Sindaco è qua. Signor sindaco? Oh, fuck! Ah, questo maiale è il sindaco! Mannaggia! Ora che ce lo dà il permesso per varcare il cancello?
Non saprei. Portiamolo. Sindaco! Sindaco, scriva con la cacca! Oh, damn it. Se gli dico che il sindaco è un maiale mi lascia passare. Oh, un altro rintocco. Un rintocco molto comodo. Ehi, il guardiano non c'è. Oh, è quel bel porcellino. Sai che ti dico? Approfittiamone, via! Beh, non dovresti sottovalutare i maiali. Possono ammazzarti se non stai attento. Io sono uno scrittore e amo leggere i romanzi. La mia preoccupazione è, se vengo mutato in maiale, sarò in grado di leggere? Non so, man. So che se pianti un chiodo in mezzo alla fronte dei maiali, muoiono, tipo. Non lo so. Sono cresciuto in campagna e queste cose purtroppo le insegnano. Oh, una chiave nera! Ok. Sono sicuro che non c'è una maledizione che ci aspetta. Qui sopra c'era qualcosa? Sembra che la maggior parte dei blocchi qua sono inutili. Forse c'è una scheggia nascosta, ma ne dubito. Forse qua? Nah, non credo. Beh, verso il Tempio dell'Orrore. Nuovi nemici! Gumbella, vieni fuori. Tempo di analizzarli. Ah, avrei dovuto anche... un sacco di cose da mostrarvi. Il tempo... Oh, shit, non ho guardato lo schermo! Ok, calma e sangue freddo. Allora, facciamo un salto flip su questo, perché questi nemici possono essere dei rompiscatole e... Oh, man, hanno un sacco di vita. Oh, no. Ok, prossimo turno. Non voglio che abbia la cosa lì, la tunica blu non è simpatica da aver contro. Con questi nemici in particolare. Se li ricordate dal primo Paper Mario, sono gli Hyper Goomba. Che aumenta la loro potenza, così, senza ritegno, quindi... facciamo un salto, tanto. Facciamo una testata, facciamoli fuori. Voilà. Hanno ben 8 di vita, si vede. O 7. Fortunatamente il loro attacco... Vi ricordate che nel primo Paper Mario partivano come dei razzi quando erano Hyper? In questo caso no, il loro attacco è uguale, quindi... È uguale, cioè... È uguale difficoltà da contrattaccare, per fortuna. E diamo un'occhiata a Mr. Hyper Goomba. È un Hyper Goomba! In altre parole, è un Goomba versione Hyper! I suoi PV massimi sono 8, la potenza è 2 e la difesa è 0. Accumula potenza e al turno seguente sfera un attacco di potenza 8. Ti consiglio di sconfiggerlo prima che questo avvenga. Se non ci riesci, ti conviene scappare senza sprecare energia. Grazie del consiglio, Gumbella. No problemo. Gli unici con cui ho un pochino di problemi... Aia! Sono i gumbistrici. A contrattaccare, stavo per dire, ma ovviamente ho problemi anche qua. Ho anche tolto comandi più difficili, ma... Beh, non mi danno tanta energia stella, sono già... Oh! Buondì! Ho dovuto riattivarla. Per sicurezza mi sa che la riattiverò ogni capitolo, perché non si sa mai. Monete! Yeah! Con molti monete e molti fiori. Cioè, non ho molti monete ancora. Ma... Un sacco di roba attivata. No money. Oh man, c'è già un para... Ok. Questo devo ancora mostrarvelo. Bam! Iniziare il match con un rullo di martello. Purtroppo non avrà alcun effetto qua. Contro i suoi compagni perché volano, ma comunque. Ok, Hyper Goomba volante. Analizziamo anche questi. Facciamo tutta la carrellata, va. Sbling down. È un Hyper Goomba volante. Un Hyper Goomba con le ali. I suoi PV massimi sono 8, la potenza è 2 e la difesa è 0. Se accumula energia può raggiungere la potenza di 8. Se subisce danni, perde le ali e diventa un Hyper Goomba, simile a un Goomba volante. Anche se si tratta di un normale Hyper Goomba, è ugualmente pericoloso? No problem. L'importante è che non mi uccidano con un colpo. In questo capitolo ha dei nemici molto potenti in generale. Anche più per... Nel capitolo successivo e in quello dopo non troverete mostri più pericolosi di questo capitolo. In generale. Oh, man! Con comandi più difficili sono abituato a contrattaccare in un timing diverso, si vede. Oh, faccio schifo e basta, non giustifichiamoci. Bam!
Ah, bene. Voilà. Questo cos'è? Una moneta e un super fungo. Oh, tieni con bella, mangiala. È buona. Sembra un sedere. Non so, man. Ai giapponesi piace disegnare le pesche come dei sederi. Anche se possono somigliarci, se sei strano. Avvicina. Oh, è oltre la sua loading zone, whatever. Come on! Ok, 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 gommistrice. Spam! Ok. Non so, io trovo che sia il salto flip che il rullo di martello siano un ottimo modo per iniziare. Può darvi più o meno vantaggi a dipendenza dalla situazione, ma... un'altra cosa che devo ancora mostrarvi... un sacco di roba. Però, le principali sono questa. Ricaricorpo. Che è parecchio utile. È la tecnica stellare, una delle più utili, soprattutto per me. Aumenta per un po' difesa e potenza del compagno. Non è solo del compagno, è sia di Mario che del compagno. L'ho usata un po' nel mio... la mia sfida... seconda sfida del... ups, stavo usando il D-pad. Del... di Oolong. E praticamente devo premere A sulle frecce. Se cercate attacco, cercate di colpire solo le frecce arancioni. Non è difficile colpirle tutte, basta ricordare l'ordine in cui sono apparse. Vabbè, è parecchio utile per me, perché Mario ha poca vita e con la potenza in più è benvenuta. E l'uovo mini-mini, la nuova tecnica di Mini-Yoshi. Lancia un uovo al nemico e lo rimpicciolisce. È utile. In combinazione con questo, poi... ok, le lancio su nemici a caso, però, purtroppo. Ok, non ho azzeccato il che stile, purtroppo, ma... no, un sacco di cose da dire e il tempo sta già per finire. E non voglio far rima, ok. Poi, fammi pensare, facciamo un martello... ok... e devo tirar fuori Gumbella per fare l'analisi dell'ipergumbistrice. Volevo mostrarvi il castile dell'uovo mini mini, ma si farà poi. È un ipergumbistrice! È un ipergumba dotato di punta! I suoi PV massimi sono 8, la potenza è 3 e la difesa è 0. Se accumula energia, può raggiungere la potenza di 9! È spaventoso! Sconfiggilo prima che usi carica o sarà peggio per te. Se riesci a schivare i suoi attacchi te la caverai. Fiore, fiore, fiore! Oh. Yeah! Fuck you! Ancora il power up? Sì. Vediamo se riesco a mostrarvi... l'uovo mini mini. Il castile. Quando l'ultimo uovo è in aria. Ah, peccato. Non importa. Va bene così. Bam, ok. Per un po' non dovrei trovare nuovi nemici. Per fortuna. Oh no, un Piggy! E lì abbiamo una chiave. Ed è l'unica cosa che possiamo prendere finora. Beh, cioè, sì, finora. Per ora. Perché non possiamo passare sotto questo tronco. Chiave magazzino, è il magazzino della tipa che piangeva a casa al crepuscolo, quindi torniamo da lei. E visto che il tempo stringe, penso che aspetterò la prossima volta per parlarle o aprire la porta, non so quale farò, non so se farò lo scortese o aprirò la porta e basta. Ma ha detto che se aiutiamo suo marito ci darà tutto quello che c'è dentro, quindi tanto vale pagarci in anticipo, no? Vabbè, alla prossima, grazie dell'attenzione e buonanotte!